Se non siete appena tornati da un'isola deserta, già lo sapete. Il referendum di domenica 4 dicembre ha respinto a larga maggioranza la riforma della Costituzione del governo Renzi. Il no ha vinto con quasi il 60% dei consensi, contro il 40% del sì. Anche l'affluenza è stata più alta delle aspettative. Il 65% degli italiani si è recato alle urne, il 68% se escludiamo il voto all'estero. Segno che questo referendum è stato molto sentito. La conseguenza più immediata del voto sono state le dimissioni di Matteo Renzi, annunciate nella notte dello spoglio e formalizzate la sera di mercoledì 7 dicembre, dopo l'approvazione della legge di bilancio. Si è aperta dunque la crisi di governo. Le dimissioni del Presidente del Consiglio, infatti, implicano la fine dell'intero esecutivo. Le decisioni sul da farsi ora spettano al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi, cosa può succedere adesso? Abbiamo davanti tre scenari: le elezioni anticipate, un altro governo guidato da Renzi o un nuovo governo guidato da altri. La seconda ipotesi rimane molto improbabile. È da mesi che Renzi minaccia le dimissioni in caso di sconfitta al referendum. Quindi è difficile che accetti di restare a Palazzo Chigi ed è difficile che accetti di tornarci senza essere prima passato da nuove elezioni. La prima ipotesi è quella spiegata da molti, ma, eccetto la Lega, tutti gli altri chiedono che si voti soltanto dopo aver modificato la legge elettorale. Ma per farlo potrebbe essere necessario un nuovo governo, e si arriva quindi alla terza ipotesi. Per capire questo punto, però, dobbiamo fare un passo indietro. La legge elettorale è il meccanismo con cui i voti vengono tramutati in seggi parlamentari. Oggi la Camera e il Senato si ritrovano a seguito di varie vicissitudini con due leggi molto diverse. E questo, in caso di nuove elezioni, potrebbe rappresentare un problema serio, perché ci ritroveremmo con un Parlamento in cui non si riesce a trovare una maggioranza in entrambe le Camere che voti la fiducia al governo. Vediamo cosa succederebbe se andassimo a votare in questo momento. Secondo i sondaggi, lo spettro politico è diviso in tre poli, tutti intorno al 30% dei consensi. Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e un polo di centrodestra suddiviso tra Forza Italia e Lega. Questo status quo, alla Camera, verrebbe tradotto in seggi dall'Italicum, in base al quale il partito che arriva primo, in un unico turno o con un ballottaggio, conquista il 55% dei seggi. Il resto va a tutti i partiti di opposizione, a patto che abbiano superato la soglia del 3% dei voti. Al Senato è invece in vigore il cosiddetto consultellum, ossia la legge con cui si è votata alle ultime elezioni politiche, così come è stata modificata dalla Corte Costituzionale. In base a questo sistema elettorale, la percentuale dei seggi che ogni partito ottiene è esattamente la percentuale dei voti presi alle elezioni, a patto che abbia superato la soglia di sbarramento dell'8%. L'effetto combinato di queste due leggi elettorali e dell'attuale distribuzione del consenso fra i partiti sarebbe quello di dare alla forza politica che prende più voti la maggioranza alla Camera, mentre dovrebbe cercarsi degli alleati di governo al Senato. Il risultato è un rischio di paralisi. Se vincesse il Movimento 5 Stelle, sappiamo che non vuole fare alleanze con nessuno. Ma anche se fosse il Partito Democratico a uscire vincente dalle urne, dovrebbe allearsi con Forza Italia e con un altro partito. Ma nessun altro sarebbe disposto a entrare in una coalizione simile, stando alle posizioni attuali. Lo stesso vale se dovesse vincere un'eventuale coalizione di centrodestra. Questo ci fa capire perché Mattarella, come emerso nelle ultime ore, non è disposto a sciogliere le Camere con l'attuale sistema elettorale. Tanto più che la Corte Costituzionale si esprimerà il prossimo 24 gennaio sull'Italicum, la legge vigente alla Camera, e potrebbe apportarvi delle modifiche consistenti. Dunque, cosa che succederà adesso? Nelle prossime ore il Presidente Mattarella terrà una serie di consultazioni con i gruppi parlamentari per verificare la loro disponibilità a dare vita a un nuovo governo. Come dicevamo, l'esito più probabile è la nascita di un nuovo esecutivo senza Renzi, ma sostenuto dalla sua stessa maggioranza, quindi dal PD, dal nuovo centrodestra di Alfano, dei gruppi centristi come l'UDC di Casini, oltre che dall'incognita di ALA di Verdini. Chi potrebbe guidare quindi il nuovo governo? Sono cinque i nomi che passano di bocca in bocca in questi momenti: quello di Piero Grasso, l'attuale presidente del Senato, quello di Piercarlo Padoan, il ministro dell'economia uscente, quello di Dario Franceschini, ministro della cultura, quello di Paolo Gentiloni, ministro degli esteri, e quello di Graziano Del Rio, ministro delle infrastrutture. Sui compiti e sulla durata del nuovo esecutivo sarà tutto da vedere. Di sicuro la sua priorità sarà quella di dare al paese una nuova legge elettorale che garantisca un minimo di stabilità dopo le prossime elezioni politiche. Sulla sua durata va considerato che la prossima primavera vedrà due appuntamenti importanti che richiedono un governo nel pieno dei suoi poteri.
A fine marzo ci saranno le celebrazioni del Trattato di Roma, che ha istituito la Comunità Europea, e a fine maggio si terrà il G7 a Taormina. Inoltre, i parlamentari della prima legislatura potrebbero essere resti a consentire elezioni anticipate prima della metà di settembre, quando acquisiranno il diritto alla pensione. Quindi le prossime elezioni politiche si terranno con buona probabilità nell'autunno 2017 o all'inizio del 2018. Con questo breve video abbiamo provato a darvi qualche strumento per comprendere questa situazione particolarmente complessa. Speriamo di esservi stati utili. Inoltre, vi invitiamo a commentare qui sotto con le vostre opinioni. Potrebbe nascere una bella discussione. Detto questo, ci vediamo alla prossima. E muovete le idee!